Bella ragazzi, qui Xwill, ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video. Ci siamo qui ritornati su Grand Theft Auto 5 con Michele De Santa con il walkthrough, 24esimo episodio di questo walkthrough. Come vi ho già detto qualche episodio fa, ormai siamo alle battute finali di questa serie. Infatti gli alieni ci sono venuti a prendere, vedi che è tutto verde. Che è sta macchina con le luci gialle? Sei illegale, sei, mannaggia la miseria. Vabbè, comunque sia, oggi siamo qui ritornati con Michael De Santa. Come vedete sulla mappa abbiamo la B di... però va bene. E quindi niente, boh raga, andiamo a vedere cosa vuole il nostro carissimo B. Ma non prima, come sempre, di avervi ricordato di lasciare un bel like, commentate, condividete il video, iscrivetevi al canale e andiamo a vedere cosa vuole il signor B. Se starta qui, mamma mia, perfetto. Meno male che mi sono fermato prima della piazzola, se no mi partiva la missione prima d'arrivare. Cioè, incredibile, la resa dei conti. Raggiungi Davy. Dove è Davy? Davy... ah. Se sono tirati la luce? Qui raga, qui succedono casini, succedono. Tipo la piazzetta, vedete quella roba, non ci sarà più. Sta specie di architettura circunnavigante resterà solo un lontano ricordo. L'unica cosa che sento è l'affanno di Michael, che tra un po' ci lascia, guarda. Vabbè, un po' più o meno io so così quanto corro. Ciao, mamma, bello sto panorama qua. Bello, bello sto spottino. We're friends? Well, I don't know, you tell me. We did what you said, right? Got those people off your back. Now you're gonna do like you said and cut me loose, right? Things are not gonna work out quite that way. There's a bit of a problem. That's right, Davy boy, you can say that. Steve, I told you I would handle this. Oh, because you've handled everything so fucking well so far, haven't you? Sta missione è bellissima, raga. Cioè, tutto contro tutti. You've ruined my career. Agent Sanchez, arrest these men, both of them. Steve, oh, whoa, on, please. You fucking kidding me? Arrest me for what? For multiple counts of every fucking crime under the fucking sun. Oh, well, then let me rephrase. Why? Why? Because you don't want me to testify in court about our various business dealings, right? Agent Sanchez, apprehend the suspect! Agent Sanchez, you'll do no such thing. Now, Steve, we agreed to speak to Michael, to try and explain things to him. Not this. This causes problems for us all. Okay, okay. Then put your gun down and we'll talk. After you, buddy. Come on, where's the trust? You can do better than that. They know or think they know that I'm the one that was behind the incident. Uh-huh. And now you want me to clean up your mess again, right? Before I end up at the bottom of the ocean. Fucking good luck with that. Put the weapons down, boys. Fun time is over. We've got you. La IA se ci mette pure. L'FBI. What the fuck are you with? The thing. You fucking rat. I knew you didn't have the balls for this. Bella, for the record, I'm a patriot. I love my country. Put the weapons down. Fuck you! We all know you agency boys are ball deep in a plot to drive up your funding by any means necessary. Gli helicopter, gli helicopter! Who the fuck are they? Fucking Mary. La Meriwether pure, a po'. Quello spara Steve. Quello spara all'agente Sanchez. Steve scappa. E siamo io e Davy ora. Io e Davy. Davy! Oh, esploso! Chi è che brucia? Non vedo nulla, c'è sta pianta del... Oh, ai. Altro che ai. Il bello è che si sparano tutti, sono tutti contro tutti, raga, ve l'ho detto. Questo qui... Dai, veloce! Ma che è sto fuoco? Ma è normale? Boh, sai che non ci ho mai fatto caso. Buono. Sì, vado da qua, vado. Mori! Bam! Non era necessario lo slow, però ho poca vita. Sono venuto qui con pochissima vita, quindi... Occio! Gli helicopter della Meriwether! Guarda un po' chi c'è, guarda un po' chi c'è! Bam! The fuck? Hey! If anyone's gonna kill you, old friend! It's gonna be me! Oh! You here to finish the job, T? No, I'm just here for the opportunity. Now run! Giustamente, no? Lui è qui per l'occasione, ragazzi. Boom! Boom! Poi con l'abilità di Trevor spacchiamo tutti in men che non si... Cioè, one shot, one kill proprio, eh. Ma dove sono gli altri che non li vedo? Ah, eccoli là. Oh, mannaggia. Perfetto, passiamo a Michael. Andiamo. Oh, mamma mia, quanti!
Meno male che c'è lo slow, meno male. Let's go. Ne arriva un altro. Morto. Ne arrivano altri. No, no, sono tutti tipo giù. Tranne quello. Ah, vabbè, la Meriwether, giustamente. Tanto c'è un po' di tutto, ve l'ho detto. Sta missione è un po' un tutti contro tutti. Qua c'è uno nascosto dietro sta porta, perfetto. Da dove si va qua? Oh, non si va. Ma che è? Porta fake. La porta che non porta. Guarda, allora, aspetta, aspetta. Dov'è questo? Ah, è morto, bene. Devo andare giù, no? Da Dave. Buono. Altri ne abbiamo? Dove sei tu? Buongiorno. Mori. Morice. Morice. E mo... Oh. Esci fuori, bello. Oh, perché non esce? Oh, guarda questo deficiente. No, sono qui. Difendi Dave. Sarà fatto. Prendo Trevor, che almeno... guarda Trevor che c'ha. Uno. Dos. Helicopter. Tres. Però ovviamente... Mamma mia. Abbiamo qualcuno? Vabbè, l'elicottero è caduto. Ma proteggi Dave. Ma Dave sta parcheggiato là. Non si muove. Te com'è? Sarebbe anche il caso forse di togliersi dai coinoi. No? Non credi? Dato che qui c'è Meriwether, c'è gente, c'è FBI. Ai 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 ai. C'è di tutto e di più. Dai, sali qua. Dave! Dove vai, Dave? Ah, così vai. Per... No, va bene, ok. E allora se vede che io andrò... Ehi, ehi, aspetta, 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 facciamo così. Vedi, capolavoro d'arte moderna. Oh, quanto corre Dave? Ah, la faccia tu, va. Quanto corre? Capito che c'è la Ferrari, però, mamma mia, imprendibile. Un missile, regà, Dave. Grandissimo. Ma mo lo supero, con il Mesa Nazionale, regà. Faccio ste robe qua. Toh, guarda, parkour. E Dave Norton. Norton, ovviamente. Norton è stato separato. Cioè, è stato superato una volta. Poi perché mi ha risuperato? Ah, già efficiente. Arrivato. Chi c'è? Trevor? Ah, Trevor. Buongiorno. Are you doing smoking, huh? Come on. No, that's bad for you, don't you know, huh? Yeah, well, maybe it's got a little something to do with being caught in the middle of a three-way firefight between two government agencies and a private militia. You know, it gets me a little stressed out. Okay, but we still need you alive, Mikey boy. I mean, you know, at least for now. Unless, of course, you have another surprise for me, huh? Maybe something to do with another inappropriate friendship? Yeah, that wasn't exactly Dave's fault. No, no, no. He's just the friendly face of a corrupt government agency looking to further his career by dealing with an equally corrupt and full to the fucking brim with bullshit low-rent hood. Listen, Trevor. Listen. I've been meaning to... you know, I've been meaning to... I've been meaning to tell you. You know, I've been... What, homie? What have you been meaning to tell me, huh? That you stabbed me in the back or that you were and always will be a worthless wretch who deserves to be put under. Yeah, well, what the fuck did you come back for? Oh, you know why. Ah, no, no, no. One last score. The big score. If it goes good, guess what? I don't have to put a little bullet in your head. But if it goes bad, well, that's okay, too. Because then you and I get to go to hell. And I get to spend the rest of eternity with you, tormenting you. Well, I guess it's on, then. Yeah, I guess it is. Call Lester. Let's go. On speakerphone. Hey, it's me. I know. How'd it go? Just fabulous. Ran into an old friend. Matter of fact, he saved my ass. Ooh, we're all friends now. Suppose a group hug's out of the question? He wants to, still go on the final victory tour. All right, when it looks like it's a go, I'll contact you. And remember this, gentlemen. If we pull this off, we will be making history. Sorted, nasty. Anche nella geografia. But history, nonetheless. All right. There, you happy? Fucking thrilled. Don't forget, amigo. Keep my eye on you. Yeah. Buono, raga. Che c'è da di? Oro? No, non mi ha dato l'oro per il tempo, ma vi dico una cosa, no? Però effettivamente non mi serve più fare l'oro nelle missioni. Perché io completamente a caso, l'altro giorno ero messo così, no? Che mi esploravo la mappa per i fattacci miei, portandomi avanti così, no? Per, diciamo, platinare il gioco. E, signori, oro colato baby! Guardate, mi ha dato letteralmente il trofeo mentre io guardavo la mappa, ok? Cioè, io ero qui per... Stacchi e finisco... Boh!
Trofeo, perché ho guardato la mappa, ragazzi, non lo so. Se sarà buggato qualcosa, avrò fatto qualcosa, non lo so. Però ho ottenuto 70 medaglie d'oro nelle missioni, quindi non mi serve più effettivamente. Sto già a posto così. Però comunque noi cercheremo di far oro ogni volta, Pur sempre bello far oro. Allora, noto che c'è la F de Franklin a casa de Franklin. A sto punto, Franklin sia, dai. Non mi dire che è a mare, te prego. Ah, vabbè, dai, più o meno, ho messo bene. Almeno non devo farmi 29.000 chilometri qui dietro casa sua. Wow, benissimo, ed eccoci qui a casa di Franklin. Chi ci vuole? Chi ci vuole male? Chi c'è sta? Dove siete? Ah, proprio nel divano devo andare, così si fa una bonga. Passano 12 giorni circa. No, no, col cannocchiale, vedi? L'amarra a terra. Si va là. Oh, hey. 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 What you doing here? I mean, I'm real glad you're here. Come here. Come I can't on. Stay. What's up, babe? No, it's Lamar. What that fool want now? It's your best friend. He's your best fucking friend. For real. My best friend. My homeboy, right? My nigga. Man, fuck you. I mean, not like that, man. But no, he ain't. He just another nigga from the hood. Him, Stretch, and all the motherfucking clowns. All he wanna do is drag a motherfucker down and live in the past. And this is the future? A big empty house with nobody who gives a fuck about you. Well, shit, it works for me, it can work for you, babe. I'm getting married, Franklin, to a doctor, not a murderer. Then what the fuck you doing here, Tanisha? Cazzate, Tanisha. Help him, Franklin. Man, that shit is over. Oh, I'm a legitimate businessman now, sister. I'm a CEO, an investor. I'm a Illuminati. I'm a fucking moron, nigga. You a phony fuck. What? I ain't saying you gotta marry the fool. I'm saying he's about to get killed over that deal you and him put on with. Stretcher set him up. Fuck, man. My whole fucking life I've been looking after this motherfucking, paying a price afterwards. Fuck. Well, at least do it one more time, Franklin, for me. For you? For you and your doctor? I love you and Lamar. We grew up together, but this life ain't for me, and you knew that. You ain't changing. I don't care how many cars you own, how many apartments you own, I don't care how many diamonds you put in your ear. It ain't for me, not done bad or done good. Babe, look, I'll change. No, you won't, and that's fair enough, but at least respect what you do, who you are. If you let that idiot die, you a bigger asshole than I thought. Look, he's going up to some sawmill near Polito Bay. Ugh, you do what you gotta do. Mi tocca andare alla segheria di Paletto Bay. Tra l'altro lei è liquidata, nel senso esce dalla porta, sparita nel nulla. Sicuramente tutto il filmato di prima l'avrete sentito con l'eco, perché Franklin aveva la radio accesa. E quando Franklin ha la radio accesa, questo che non lo so, si è lanciato dall'auto così, presa la disperazione. Comunque sì, Franklin ha la radio accesa, quindi per evitare il copyright, quella è l'unica roba che possiamo fare. A quello gli è impazzito l'autopilot. Strade alternative. Oh, le strade alternative sono belle, raga. Se arriva prima, non ve l'ha mai detto nessuno, vero? Beh, ve lo dico io, non vi preoccupate. Grazie a questa strada alternativa possiamo risparmiare ben 90.000 giri di colline. Tovi, siamo già qua a Grand Senora Desert. E mo provo anche la pirlata. Carico la macchina al 100%, vedi, così almeno la portiamo a velocità high speed proprio. E tentiamo la pirlata del secolo, guarda, Si vola! Ve l'ho detto che era la pirlata del secolo. Toh, come se nulla fosse. E abbiamo risparmiato il ponte. Sì, ok, abbiamo risparmiato un millesimo di secondo. Però vuoi mettere la scenografia, Allora, segheria raggiunta. Mancano ormai 800 metri. E facendo sti stunt potremmo morirci, effettivamente. Però vabbè, ormai siamo arrivati, siamo arrivati. Ah, stanno già qui loro. Sia Franklin che... Madonna. C'è un pezzo di vetro che vola. Bene, io sono venuto a piedi, raga, Non vi preoccupate, huh? We want Lamar to be rescued, not sold to the feds. Give it a rest, asswipe. Man, what y'all two shut the fuck up? Now let's take a look at this place, man. Lester said this was some type of big weed store spot. Place is crawling with ballas, you know? Now me and you, we don't mind the old gang warfare, but Suede Bucks over there. Yeah, tell Trevor I said bite me. Man, I said shut up. Now I see the weed, but where the fuck is Lamar? Oh shit, there you go. You know, tell Trevor I'm gonna be up on this hill with my rifle. I don't wanna be anywhere around him when he fucks this whole thing up. Classic, huh? He's already planning Dio Trevor, Dio Trevor. Non se parlano.
Beh, non deve essere facile fare una roba del genere con sta gente, eh. Quello di a Trevor, l'altro di a Michael, l'altro di qua, l'altro di là. Premi per confermare la tua posizione, va bene. Confermato. Non potevi muoverti da solo, Frank? No, no, lui figurati se gli interessa muoversi. Glielo porto io. Vai tranquillo, qual è il problema? Ci siamo? Ti piace qua? Bello il bulldozer. Già che c'è il bulldozer, allora che devo fare? Vado col fuoco di copertura. Sto arrivando, let's go. Qui posso switchare un po' come me pare, però... Però... Oh, Morice. Ce n'è altri? Ok. Altri, là ho notato che c'è un medikit, quasi quasi vado a prenderlo perché comunque è un po' rischiosetto. Cioè andare avanti senza il medikit, non so. Cioè perché lasciarlo, voglio dire. Piglio sto medikit e cambio personaggio. Vai, Trevor. Morice. Abbiamo altri? Eh sì che ne abbiamo altri, ovvio che ne abbiamo altri. Morice, ne abbiamo altri? Ancora lui. E basta, è Morice. Cioè, raga, boh, certi sembrano blindati. Ciao. Con quanta abilità, tra l'altro, i colpi alla testa, Cioè, proprio... Con una facilità lì di sciotto. Guarda. Cioè, alla fine si può dire che è sempre un po' una mezza speedrun. Insomma, non proprio, Però, alla fine, per come gioco, un po' una mezza speedrun lo sembra, no? Vado proprio... sicuro. Cioè non è che sto là a ditubare. Dico ah devo sparare qua. Ho visto la Mar. Dov'è la Mar? Oh la Mar, vieni. Lama tagliente. Che ci fa Franklin qua? Da quanto è qua Franklin? Da dove è arrivato? Ti scorto io la Mar. Seguimi. Se me segui Davis. Carlo. Dai. Ancora? Sì, ma chi è che mi ha schiantato il pick up qua? Cioè sarebbe stato utilissimo. E invece me l'hanno praticamente schiantato. Rabbia di Trevor. Perfetto. Possiamo usare questa macchina qua. Una di queste è buona secondo me. Ok, Lamar vieni con me, dai. Usiamo qui la lampadati che secondo me corre 8 km? E meno male che usiamo la lampadati. Vabbè ti dico, taglio da qui. Taglio un attimino dalla ferrovia. Così almeno già abbiamo risparmiato un grandissimo tratto. Veramente molto grande. Il treno è già passato quindi... Rischi che ce lo ritroviamo sul ponte pari a zero. E questo mi piace perché incontrare il treno qui è un po' un problema. Dopo il ponte posso scendere, Prima l'abbiamo fatto volando e mo lo facciamo scendendo. Così, perfetto. Mamma mia. Perfezione. Vabbè, sì, adesso devo arrivare a casa della Mar, no? La trinità di sto cazzo. Ma niente, se cambia, dai, Prossima volta non venire. Ma guarda, ingrato. Tanisha sapeva che Stretch sapeva. Oh, questo qui. Sapeva. Curva stretta. Mamma mia. Ciao, Davis. Nigga, so I guess what we learned is, nigga, don't think it ain't no fun if you have fucking with the homies, nigga. You feel me, my nigga? Yeah, I guess you can look at it like that. Hey, but on some real shit, my nigga, you know your nigga out here doing BAD, man. Why don't you slide me a few dollars or something? You know what I'm talking about? It's hard out here in the set. Oh, shit, my nigga, that's nothing. Shit, nigga, I know you done went all Illuminati and shit, you know what I'm saying, leaving the street niggas in the back, but damn, man, way to keep a nigga down, my nigga. I mean, thank you, I guess. Payment for all the work a nigga put in for you getting them cars and shit, you know what I'm talking about? Give a nigga just enough money to get him a little 40 ounce in a bucket of chicken on the way to the pole house, huh? Man, don't be like that, dog. Cause number one, I never got paid for them motherfucking cars. Number two, I saved your motherfucking ass. No matter how many times you and that tiny motherfucking brain of yours have tried to get us killed, I saved you, dog. Supposed to, my nigga. I thought we was homies for life. Me too, but I thought we was trying to get out of this bullshit. You live in a fantasy, homie. The best thing you can hope for is a big turnout for your motherfucking funeral. Nigga, ain't nobody coming to your funeral. What? Man, what about all the motherfucking times I saved your life, homie? What about that? Oh, thank you, homie. Thanks for leaving your nigga in the backfield. You know what, my nigga? If your ass can just act civilized, you would get some work. But instead, you want to be this gang-banging, mad-dogging asshole. Oh, my bad, Mr. Goldcard. Excuse me, sir. Thank you for helping out a post-street nigga like me, sir. You can go now, sir. Thank you. Nigga, who you think I am, nigga? Well, fuck you, Lamar. Nah, fuck you, F, nigga. I thought we was homies, nigga. But that's some shit that just got past you, my nigga. You know what, dawg?
If something good comes up, I hit my dude, man. Chill out, all right? Yeah, whatever, nigga. You just hit me when you find out what the true concept of friendship is, nigga. We came from the sandbox together. I know that. I got you, dog. If something good come up, I got you. Yeah, whatever, nigga. I'm in the turf, nigga, if you remember where that is. Madonna di Dio. What's up, hey, guarda chi c'è. Ma infatti avevo visto la macchina del federale. Hey, we ain't done yet, homie. Not yet. Nearly. Man, what the fuck y'all want me to do? Kill the president? Fuck his wife or something? Or invade some fucking country? No. Something more sensible. Something that's gotta be done. Hey, when the timing's right, you're gonna take old Trevor and put him out to pasture, homie. Michael will be sensible, but Trevor won't be. Trevor is a liability that none of us can afford. Man, Trevor saved you. He saved both y'all asses. And it's unfortunate. Hey, when we give you the word, you're gonna do this thing. Man, get Michael to do it. Me and Trevor cool, dawg. Michael can't do it. Trevor won't let him near. That's why it's up to you, homie. Fuck. Hey, who is that? Nobody. Don't worry about it, nigga. È quello là dietro che ascolta. Awesome ass, nigga. Va bene. Allora, qui ci sono accenni delle robe brutte. Oro? Ovviamente no. Precisione e tempo missione. Vabbè. Però vi posso dire la verità. La volevo la macchina dell'FBI. Dell'FBI. Mio padre non è un completo stronzo. Vado alla prima del suo film. Il film, signori. Che missione. Ma poi ragazzi, io direi che per questo episodio possa essere tutto. Direi che il nostro l'abbiamo fatto. Abbiamo anche salvato Lamar. Poi là tutti i casini, gli elicotteri, la Meriwether. Mamma mia che casino. Quindi ragazzi, io come sempre vi invito a lasciare un bel like qualora questo video vi sia piaciuto. Come sempre vi invito anche ad iscrivervi al canale per non perdervi tutti i futuri contenuti. Commentate, condividete. Se ne avete voglia seguitemi su Instagram. E noi ci rivediamo con un prossimo video. Bella ragazzi!